Buonasera, buonasera, ben ritrovati nello studio 1 di Milano di Sport Italia. Una settimana dalla chiusura del calciomercato, tutte hanno bisogno di fare qualcosa, tutte hanno bisogno di cedere, qualcuno ha bisogno soprattutto di entrate. La Juventus che forse cerca un nuovo attaccante, non lo so, vedremo. Tra poco ci dirà tutto Alfredo Pedulla, perché Morata comunque non convince. L'Inter deve cedere, ma potrebbe ancora rinforzarsi a centrocampo. E poi parleremo del Napoli, del Milan e di tutte le altre. Accendiamo le luci nello studio 1 di Milano di Sport Italia per raccontarvi un'altra giornata intensa, bella, ricca, come sempre con colpi di scena. Ma è lunedì sera, non si offendano gli altri, ma è lunedì, io neanche vengo più, perché ormai è lei la regina del lunedì sera. Con Star Casino Sport ci porta le notizie, le curiosità, la redazione studia e lei poi trasforma tutto in fase esecutiva con Star Casino Sport. Eva Gini, buonasera. Buonasera Michele. In onore di Pirlo, buonasera, bianco nero. A tutti voi. In onore di Pirlo? Sono, no, nero. Sono due colori neutri e quindi vanno bene sempre. Vanno bene sempre, insomma. Ieri Pirlo pure sperava nei colori neutri, non è andato bene, finisce sul banco degli imputati al primo test vero, perché con la Sampdoria non è stato un grande test, Eva. E quindi con la Roma da Pirlo ci aspettavamo qualcosina in più. Avete fatto gli straordinari oggi come ogni lunedì su Star Casino Sport? Confermi? Esatto, confermo. Tantissimi temi che tratteremo questa sera, Michele. Ci concentriamo però sui nuovi esordi, nuovi acquisti di mercato, tutti molto giovani: Hakimi, Brahim Diaz e Kumbulla, che hanno convinto al loro esordio. Invece per quanto riguarda Juventus e Napoli, tra l'altro prossime avversarie per il big match di domenica prossima, loro invece puntano sulle certezze: la Juventus con Cristiano Ronaldo e il Napoli con Gattuso. Ma non solo informazione, anche divertimento, visto l'occhiolino di Mourinho, poi i vostri approfondimenti, grandi giornalisti su Star Casino Sport, ad avere diventato un appuntamento fisso per quanto mi riguarda. Social, sito, vi seguo sempre, non ci facciamo metto anche il niente. Mi piace, lo sai, bravissimo, se mi piace, però siccome lavorate bene lo metto spesso. E mi piace a Star Casino Sport, il sito l'abbiamo visto grazie naturalmente alla nostra regia affidata a Pietro Vita. Vedi l'occhiolino di Mourinho, per chi è la scelta di Mu? Per chi è questo occhiolino? Spirciamo. No, allora un fate una tutti. Cosa. Andate tra sul sito e lo scoprite. È un anniversario curioso, quello di Mourinho, perché sono passati 10 anni esatti da quel famoso gesto delle manette. Ah, anche lui sui suoi social lo ha riproposto, perché la sfida del Tottenham e l'ultima sua partita del giocatori. Tottenham, insomma, non gli è andato giù quel pareggio. Così. 10 anni da quel giorno. 10 anni. Bella questa cartellina, facciamo cambiare. Ecco qua, io conduco così. Va bene, si abbina anche No, dai, rapite, che stacchi sulle inquadrature. Allora da qui io sono, cambiamo? Tanto tu bianco e nero, sto scherzando, non ti voglio rubare il mestiere, ci mancherebbe altro. Fredo Pedulla, prima del super spot, tu parlami di mercato, perché io pendo dalle tue labbra una settimana dalla chiusura del calciomercato. Vedi anche Eva, vogliamo le notizie di mercato di Pedulla. Parlami di mercato, non parlarmi Michele, di positivi. Buona settimana. Dammi solo a voi. Notizie positive, per favore. No, né positivi né negativi. No, volevo dire che il Milan ha chiuso questa operazione quasi più veloce della luce di Augé, che è un colpo per il presente e per il futuro. E un ragazzo, c'è stato un innamoramento reciproco tra il Milan e Augé dopo la partita col Bodo. Lui era stato protagonista, aveva detto sì, ci sono stati dei contatti, ho salutato Maldini, era giovedì scorso, venerdì il Milan ha messo in moto la macchina e in serata ha praticamente chiuso l'operazione da 5 milioni più bonus. Tra l'altro la premessa iniziale era che Augé avrebbe dovuto fare il resto della stagione, almeno fino a fine anno solare, nel suo ormai ex club, per poi trasferirsi al Milan. Il Milan invece ha voluto il trasferimento di Augé immediato, e sarà così, perché siamo davvero ai dettagli, agli aspetti burocratici, alle firme, alle visite, agli annunci. Il Milan è su un difensore che dipende molto da Paquetà, e Fofana del Saint-Étienne resta il ventenne di riferimento, ma dipende da un'uscita che non si è ancora sbloccata. Stasera però dobbiamo parlare di molte altre cose, dell'opzione Chiesa, che resta aperta almeno fino a venerdì, perché Commisso aspetta fino a giovedì a venerdì o venerdì un'eventuale offerta della Juve, che dipenderebbe molto dalle uscite, il giro dei difensori da Koulibaly a Maximovic al resto che coinvolge l'Inter, e quindi c'è molto mercato in divenire, soprattutto per quanto riguarda i difensori, soprattutto per quanto riguarda la vicenda Chiesa. L'approfondimento uno sull'Inter, credo che sia, ho sbirciato già il sito su Hakimi, perché Hakimi comunque è stato un bel acquisto e subito lo sta dimostrando. Alfredo, però prima di andare nel dettaglio con Star Casino Sport e con Eva, per analizzare il mercato di questi ultimi 6 giorni per i nerazzurri, cosa deve fare tra uscite e entrate per cercare di concretizzare questo buon mercato di Marotta? Le novità del mercato
arrivano anche dall'Inter, sono positive perché Hakimi subito promosso, giusto, anche da Star Casino Sport. Subito promosso Michele, anche lui tra l'altro, visto che parlavate di cifre, è stato un acquisto davvero costoso, ma sembra già nella prima uscita aver dimostrato il suo valore, un buon atletismo, ci ha convinto fin da subito anche la sua forma fisica, è entrato al 19° minuto del secondo tempo, gli ne sono bastati 23 per ambientarsi con la sua nuova maglia nera-azzurra, fornire un assist, promosso a pieni voti, e soprattutto Antonio Conte, quando si gira verso la panchina, adesso sì che ha tanta abbondanza. Ha tanta abbondanza, però era uno dei focus che avete proposto in giornata, poi naturalmente dobbiamo andare anche sugli altri nomi, perché comunque parlando, tra poco analizzeremo la Roma, e poi faccio un salto verso Roma, un salto verso Milano, oppure Kumbulla, un altro giovane, anche lui all'esordio con i giallorossi. Poteva andare alla Lazio, si è ritrovato con la maglia della Roma. Esatto, hai detto bene tu, si è ritrovato con i giallorossi, anche lui si è dimostrato davvero subito a suo agio in campo, in quella partita, anche lui davvero entusiasta di questo nuovo ruolo, di questa sua nuova maglia, con una Roma che, come dicevamo prima, da molti è stata bocciata, però guarda il lato positivo anche in un momento, diciamo, particolare per quanto riguarda la società, e quindi promuoviamo anche lui. Promosso anche con Kumbulla, però siete troppo buoni, te lo dico. Eva, a chi puntate su Star Casino Sport in tema rosso-nero? Abbiamo puntato un altro esordiente, Brahim Diaz, lo spagnolo classe 1999, solo 21 anni, come il numero di maglia che ha scelto, ereditandola da Zlatan Ibrahimovic, ha segnato un gol davvero proprio numero 9, lo conosciamo un po' meglio, lui arriva dal Real Madrid e arriva in prestito secco, un tipo di formula che ci fa pensare che il Real Madrid lo stia osservando in maniera speciale, che non voglia assolutamente liberarsene. Ovviamente c'è ancora un po' di tempo, però comunque è stata un'operazione fin qui vincente, però bisogna ancora aspettare naturalmente anche le gare successive. Siamo arrivati al momento dei numeri, i numeri di Alfredo Pedulla Exit Poll a 7 giorni, anzi quasi 6 ormai dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato. Vai Alfredo, vai vai vai. I numeri di stasera, dobbiamo poi aggiornare anche alcune cose sulle uscite della Juve. In serata la Serenità ha fatto un buon colpo, secondo me, prendendo Antonucci dalla Roma, che per la Serie B sicuramente può essere un valore aggiunto. Pereira, l'ho annunciato anche tare, è un centrocampista di qualità che esce dal Manchester United, esce nel senso che non si è mai consacrato pur avendo speso tanti soldi vicino alla Lazio. Pinamonti, ho spiegato prima, al momento è più Inter, però quel 15% è ballerino fluttuante che appartiene agli ultimi giorni di mercato. Scamacca, il Genoa aspetta per le viste. Sikum è un nuovo esterno destro per la Regina, ha giocato già in Italia con lo Spezia. Carbo, e qui dovremmo tirar fuori la trasmissione con il mister della Reggiana, quando dicemmo che prima o poi saremmo arrivati agli ultimi giorni di mercato, siamo arrivati. L'abbiamo strappato al Chievo, lui voleva soltanto Reggiana. Voleva tornare soltanto lì, e lì tornerà. Scavone ha firmato per il Pordenone in uno scambio che comprende anche Semenzato che va al Bari e Berra che va a Pordenone, e il Bari si rafforza ancora, spera sempre di prendere un attaccante esterno, e Lollo è molto vicino, manca soltanto la firma.